E torniamo qui in diretta a Radio Galileo, andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Pronto, ciao. Eccoci, ben trovati. Rock Race, come annunciato, puntuali come un orologio rimesso da poco, i Rock Race. Allora ragazzi, andiamo subito a presentare la vostra band. Chi siete, da dove venite, cosa fate, un fiorino, eccetera, eccetera. Allora, noi siamo di Teramo, in Abruzzo, per chi non la conoscesse. Siamo un classico quartetto rock, c'è Antonio Gambacosta alla chitarra, Tommaso Paolone al basso, Glauco Di Sabatino alla batteria, sono Rudy Baiocchi e canto. È un piacere conoscerti Rudy. Piacere mio. Ho avuto il piacere di ascoltare il vostro disco, 10 tracce, veramente un disco ben fatto, insomma ottima. Grazie. Fattura. Quanto tempo avete impiegato per la gestazione del disco, dove l'avete realizzato? Allora, la gestazione, diciamo, la stesura dei pezzi è avvenuta in un arco di tempo di quanto, sei mesi circa. Sei mesi in cui, insomma, contando che tutti abbiamo un lavoro e quasi tutti una famiglia, diciamo che siamo riusciti a mettere insieme questi 10 pezzi in un tempo relativamente breve. E poi li abbiamo registrati all'MML Studio di Alba Adriatica di Corpiccioni con il tecnico Emanuele Perilli, che è un mostro, in un paio di settimane, 15 giorni di intense registrazioni, e abbiamo ottenuto, diciamo, quello che volevamo, un disco con il suono che avevamo in mente noi. Senti una cosa, faccio subito una domanda a bruciapelo. Ho sentito nominare Alba Adriatica. C'è una scena ad Alba Adriatica? Ti dico perché, insomma, c'ho casa al mare e quando vengo la riviera, c'è, insomma, casa di Alba. Sì, c'ho proprio casa sul lungomare di Alba, però voglio dire, quando vengo tutto posso ascoltare fuorché un po' di rock, un po' di musica fatta bene. E questo è purtroppo. Dove si può andare per ascoltare un po' di musica da quelle parti? Guarda, sono delle occasioni più uniche che rare. Immaginavo. Sì, no, infatti anche con questi ragazzi così, comunque c'è una scena ad Alba, c'è una scena a Teramo. Diciamo che nella provincia di Teramo ci si muove un sacco per la musica, mo voglio dire, non solo per l'hard rock o l'heavy metal, anche altri generi di musica, comunque c'è molto molto fermento. Per ascoltare, non so, locali che fanno programmazione o che mettono anche solamente dei dischi, qualcosa? Negli anni 90 hanno chiuso tutti, praticamente. Sì. Complimenti. Sì, ci sono rimasti qui a Teramo, ad esempio, ce ne sono due o tre di locali che fanno suonare, ma diciamo che noi come Rock Race, con il nostro genere, siamo il massimo della durezza che possono sopportare. Per esempio un gruppo trash, un gruppo death non li farebbero mai suonare, non attecchiscono, anche perché non sono strutture, cioè questi locali stanno principalmente al piano terra di condomini giganti dove, come penso, in tutta Italia ci siano problemi di vicini che protestano, polizia che arriva quando il volume è troppo alto. Senti, ma qualche rassegna, qualche festival estivo dove quando si suona magari? Allora, le poche cose che si sono fatte negli ultimi anni, diciamo che ce le siamo dovute organizzare da soli. Noi come Rock Race abbiamo anche amici di altre band, insieme spesso quando possiamo organizziamo delle serate con 2, 3, 4 gruppi, soldi e strutture permettendo, ecco, diciamo. Va bene, ma chiaramente quando avete delle date programmate non mancate di farcele arrivare in redazione. Anche subito, per sapere. Giovedì prossimo suoniamo in una delle più belle piazze di Teramo, Piazza Sant'Anna, in occasione della festa del Teramo Rugby, della squadra di rugby di Teramo. Sono 4 giornate, noi facciamo il concerto d'apertura praticamente della festa. Benissimo, giovedì, allora 21. Ci siamo appena fatti un po' di pubblicità, però insomma torneremo a bomba sui vostri live al termine dell'intervista. Invece torniamo a parlare un pochettino di questo disco. Quali sono state le principali difficoltà che avete riscontrato nel registrare questo Valkyria? Allora, per questo ti faccio rispondere da Antonio, che è qui, il chitarrista, ok? Ok. Ciao a tutti. Ciao Antonio, piacere di conoscervi. Piacere mio.
Allora, stavamo parlando di... La domanda era: quali sono state le principali difficoltà che avete riscontrato nelle registrazioni di questo Valkyria? Difficoltà nelle registrazioni? Sinceramente, grazie agli amici di Alba Adriatica, grandi difficoltà nelle registrazioni non ce ne sono state perché sono molto professionali. Emanuele Perilli e Igor Piccioni sono due grandi. Poi, tra l'altro, noi non è che, come dire, i pezzi ce li teniamo per noi in sala prove finché non decidiamo di fare un disco, li testiamo, li suoniamo in giro, mesi prima di andare a registrare, anche per vedere il giusto impatto con chi ci ascolta, con chi si segue, ma soprattutto per sentire se il pezzo tira o meno, e quello lo senti solo dal vivo. Ma i brani che hanno preso parte a questo album hanno avuto una lunga gestazione oppure sono esplosi così all'improvviso e avete deciso di registrare il disco? Guarda, è nato tutto dal fatto che, nella scena teramana specialmente, Rudy con una band negli anni '80 che si chiamavano i Wars, sono un po' un'istituzione per i rockettari teramani. Quando io sono riuscito a prendere il coraggio a due mani, a chiedere a Rudy di far parte della band perché sentivo che era il momento giusto, e lui l'ho conosciuto meglio e ho scoperto una persona fantastica e abbiamo scoperto di essere molto vicini, come dire, nelle intenzioni, nel pensare alla musica, capito, nel rapportarci con lei. E che ti dico, la gestazione è stata velocissima, perché da che abbiamo cominciato a lavorare insieme, a suonare insieme, il feeling è venuto, venivano i pezzi uno dietro l'altro, è stato solo necessario il tempo per affinarli con Glauco e Tommaso durante le serate in sala prove, e poi dopo sette mesi di concerti abbiamo deciso di andare in studio, quindi è stato tutto, come dire, molto fluido. Abbastanza, insomma, è così scorrevole il progresso. Sì, il fluido, non semplice, ma fluido, che è differente. Senti una cosa. Come se no, invece è stato fluido, c'è una bella alchimia, capito, tra tutti e quattro. Una domanda di chiarimento sul titolo, Valkyria, oltre a essere un vostro brano, c'è un significato che sta un po' dietro a questo titolo, che raccoglie un po' alcuni significati del disco oppure no? Sì. Spiegami. Valkyria è un brano che mi è venuto in mente praticamente pensando principalmente a una mia amica, che è una madre, praticamente il rapporto che lei ha con la figlia, questo rapporto che hanno le madri con i figli e con le figlie, che nasce da non solo da sentimenti, come li si intende, bensì dal profondo, dal più profondo, cose che con tutto il rispetto gli uomini non possono capire come le mamme, forse le altre mamme lo possono capire. Io mi sono ispirato principalmente al rapporto che lei ha con sua figlia scrivendo questo pezzo, e pensando anche a come era mia madre con me, come sono più o meno presso a poco tutte le mamme. Cioè un pezzo, una canzone d'amore fondamentalmente, però di quell'amore, quello vero, quello puro, quello, come dire, incondizionato. Quindi voi avete dedicato tutto il disco alle mamme sostanzialmente? No, non è che abbiamo dedicato tutto il disco alle mamme, però il disco, se vogliamo, è dedicato alle Valchirie. Ecco, che possono, cioè, adesso è femminile, però anche ai vichinghi, se vogliamo, a tutti coloro che combattono per una giusta causa, per un ideale, che insomma viviamo in un'epoca in cui negli ultimi 20 anni, perlomeno in Italia, gli ideali se ne sono andati veramente a puttane, permettetemi il termine. Permesso. E quindi sì, è la società dell'apparire, la società delle cose che brillano ma non luccicano dentro, capito? Nostro invece il nostro disco vuole essere un inno all'ideale, ai valori. Io personalmente morirei per un ideale, quindi so che i miei compagni di viaggio la pensano presso a poco come me, e quindi diciamo che il nostro disco, se vogliamo, è dedicato a quell'amore lì. Cosa fareste voi, o in specifico cosa faresti tu per migliorare questa nostra situazione attuale? A quale situazione ti riferisci attuale? Attuale italiana, insomma, la crisi, il debito, i problemi, le tasse, chi più ne ha e più ne metta. Io, più che una soluzione, cioè che una soluzione al periodo attuale è un po', come dire, non mi voglio prendere tutta questa responsabilità, però essere così semplice
se è scritto sulla Costituzione, è scritto dovunque, è scritto nei tribunali, la legge deve essere uguale per tutti. Finché la legge non è più uguale, non è uguale per tutti, è come disse un noto statista, lungimirante, c'è qualcuno che è più uguale degli altri, finché le cose vanno avanti così non si esce dalla crisi, perché la crisi non è solo una crisi economica, è una crisi sociale. Senti, torniamo. Mettiamo ognuno ai cazzi nostri, non ce ne frega niente di chi vive già a 20 metri da casa nostra. Lo so. Questo è il problema. Dopo qui, insomma, si aprono dei discorsi e delle parentesi che in questo contesto non hanno luogo a procedere. Non c'entrano niente, è vero. Preferisco tornare alla musica. Vabbè, d'altronde tu hai risposto a una domanda, è una domanda, è una risposta più che condivisa, ci mancherebbe. Però, insomma, ecco, fermiamoci qui con dei puntini, dei veli pietosi, dei piumoni pietosi sopra questo argomento e torniamo a parlare del vostro disco, ottimo packaging, avete dato molto risalto alla scena live del vostro quartetto, cioè avete praticamente dato la copertina al teatro dove sono montati gli strumenti e all'interno del disco sempre voi che suonate. Posso chiedere come mai questa scelta e dove avete realizzato le immagini? Allora, le immagini le abbiamo realizzate, le fotografie sono state realizzate da Marco Ciampani, quella di copertina, e quelle dell'interno da Marco Ambrosini, al teatro di Atri che sta qui vicino Teramo, che è un teatro dell'Ottocento, se non sbaglio, bellissimo, è una bomboniera, praticamente piccolino, ed è veramente meraviglioso. In occasione della registrazione di un video che sta per uscire su un pezzo del disco, che è un video che praticamente il regista è Cristiano Donzelli. È una stella teramana, se vogliamo, perché è uno storyboarder che ha lavorato con i grandi del cinema come Ridley Scott, come Spike Lee, quindi è Scorsese, tra l'altro. Quindi con l'occasione hanno realizzato queste foto. Poi, semplicissimo, abbiamo deciso di dare tutto il materiale a Luca Di Sabatino, che oltre a essere il fratello di Glauco è un noto grafico e in gamba, e non gli abbiamo semplicemente detto più o meno presso a poco quello che ti ho detto a te prima, le motivazioni che ci spingono a suonare, quello che vogliamo esprimere suonando, quello che per noi è il modo di vivere, di essere, di pensare, di ragionare, soprattutto di agire, perché bisogna, se si vuole il cambiamento bisogna volerlo tutti i giorni e tutti insieme. Quindi Luca semplicemente con queste indicazioni facilissime ha realizzato quello che è l'artwork, ha concretizzato le vostre idee. Sì, lui ha preso le foto e ha fatto lui e ha fatto il patchwork che volevate. Sì, esatto. Senti una cosa, cosa volevo dirti, il video che starete per pubblicare di quale brano è? Del pezzo Hole in My Soul. Ah, il brano numero 6 della scaletta, sì, del vostro disco. Senti, ma c'è un concept dietro i vari testi oppure sono tutti argomenti presi che uno con l'altro, insomma, c'entrano poco? Guarda, non c'è nessuna intenzione di concept, ok. Noi scriviamo, cioè io e Rudy scriviamo più o meno, cioè, tutti i testi, alcuni insieme, come dire, una parte la scrive lui una sera che mi viene a trovare a casa, piuttosto che mentre ci facciamo una birra da qualche parte, oppure scrivo qualcosa io, non c'è soluzione di continuità, sono stati d'animo che in quel momento ci vengono in mente e li buttiamo giù. Che ne so, il pezzo si apre con The Beginning, che è un pezzo che io ho scritto quando la band, con l'ingresso, dopo l'ingresso di Rudy, dopo un po' di mesi che suonavamo insieme, si è concretizzato il suono della band. Quindi ho scritto un pezzo che in due parole, il ritornello dice solo l'inizio. Okay, questo è solo l'inizio, aspettatevi la catastrofe perché arriviamo. Senti, adesso ti faccio una domanda cattiva. Sì. Trova un pregio e trova un difetto di questo vostro Valkyria. Un pregio e un difetto. Ma un pregio di Valkyria è che è spontaneo, è un disco spontaneo, genuino, non, come dire, senza fronzoli, quello che siamo viene lì. È un difetto di Valkyria che non è bello come il prossimo album. Chiamiamolo difetto, va bene, comunque, insomma, sei un furbetto e hai risposto da furbetto, mi fa molto piacere. Ah, se vuoi te lo dico,
se vuoi un difetto, sinceramente. Hai risposto politicamente in maniera molto corretta. Senti, allora, oltre alla data che avete poco fa annunciato, ci sono altre date che avete già in calendario che volete un po' pubblicizzare? No, qui? Il calendario è un po' virtuale, non abbiamo nessuna data da pubblicizzare oltre a quella, perché come dicevamo, come dicevi prima con Rudy, la situazione in Abruzzo non è che, forse in Italia, ma in Abruzzo non è che sia così facile, così, sì. Quindi ci sono date che sono virtuali, ovvero attendiamo alcune risposte per l'estate. Va bene, mandatecele in redazione quando saranno definitive, insomma, le pubblicheremo. I vostri contatti e poi ci salutiamo con il vostro brano. Ti passo lui che è più bravo in queste cose, così ti saluta. Io intanto saluto te, saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato e grazie. È stato un piacere. Ciao. 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 Sì, eccomi. Eccoci, mazza che vociona. C'è un vocione baritonale. Te non canti, sì, giusto? Esatto, te suoni il basso. No, no, io canto. Tu sei il cantante, anche il vocione della band. Senti, allora, stavamo dicendo, i vostri contatti per chi voglia saperne di più sui Rock Race. Allora, sì. Abbiamo un indirizzo email, ovviamente, che è rockraceband, tutto attaccato, @gmail.com, per chi ci voglia scrivere. Per chi invece volesse ascoltare qualche pezzo del disco, può andare su Reverb Nation, quindi www.reverbnation.com/rockraceband. E poi da qualche giorno, da un paio di settimane, diciamo, è attivo anche il nostro sito www.rockrace.it, dove, insomma, oltre a poter ascoltare i pezzi, ci sono pure delle stupidaggini simpatiche, ci sono le foto, ci sono varie cose, insomma. Adesso ancora non è molto... molto ricco, perché diciamo ancora non, in un paio di settimane non siamo riusciti a gonfiarlo più di tanto, però ci stiamo lavorando. E poi c'è la pagina di Facebook, appunto, dove che usiamo tantissimo per aggiornare, appunto, sulle date, sui concerti, sui concerti. Guarda, ho appena postato il vostro nuovo indirizzo URL ufficiale sulla pagina dell'evento di questa sera, e quindi sicuramente chi ci sta ascoltando e sa dov'è la pagina dell'evento della puntata di questa sera può semplicemente fare un clic e arrivare alla vostra pagina. Ah, perfetto. Allora, ascolta, per questa sera voi avete recapitato in redazione il brano The Beginning, però prima abbiamo parlato del video che sta per uscire di All in My Soul. Quale di questi due brani vogliamo ascoltare per salutarci? The Beginning, direi. Perfetto. Lasciamoci con un brano violento. Allora, ragazzi, io vi saluto, mi auguro, insomma, che le registrazioni della puntata siano andate a buon successo, così che nei prossimi giorni pubblicheremo anche questa intervista nel nostro canale YouTube di Metal Wave. Fantastico. Quindi ci ritroviamo lì e ci andiamo ad ascoltare la vostra The Beginning, ok? Ok, noi vi salutiamo, vi ringraziamo. Vogliamo ringraziare Alex della Necrotorture, che è l'agenzia, che è l'agenzia che ci sta promuovendo, che approfittiamo per salutare anche noi di Metal Wave, cara vecchia conoscenza, Alex, immagino. Insomma, e grazie di nuovo a voi, buon ascolto a tutti gli ascoltatori della radio. È stato un piacere, noi ci andiamo a sparare The Beginning, questi sono i Rock Race. Ciao ragazzi, ciao, ciao a voi, ciao.